dove ogni giorno qua nel DDT dobbiamo avere, portare a termine una missione. Missione di primaria importanza, cioè quella di trovare il demente del giorno. Ogni giorno per ora l'abbiamo trovato, però è sempre più difficile la sfida, perché molte volte i dementi vengono arrestati o crepano e quindi c'è meno probabilità che ne compiano altre, ma oggi ce l'abbiamo fatta. Andiamo a Pechino, dove praticamente un passeggero su un aereo, su un volo di una compagnia cinese, ha seminato il panico a bordo. Prima ancora della partenza, sai, quando ti sistemi magari fa un po' caldo, sì, però c'hai i bocchettoni dell'aria. Lui cosa ha fatto? Fa troppo caldo, voglio un po' di aria fresca, ed è andato ad aprire il portellone quando i motori erano già accesi e stava per incominciare la corsa e la partenza dell'aereo. 130 passeggeri ovviamente in subbuglio totale. Le hostess e gli steward sono intervenuti e hanno bloccato subito l'uomo, hanno chiuso il portellone. L'uomo arrestato ovviamente, che dice: avevo caldo, volevo prendere una boccata d'aria. E sei proprio un demente. Dopo 40 minuti di controlli per vedere se era tutto a posto, insomma, hanno fatto partire il volo. Primo demente del giorno trovato. C'è un altro demente, fra poco vi postiamo anche la foto del risultato. Si parla sempre di aerei. Nel 1986 il pilota del volo Aeroflot 6502 scommise in volo con il copilota, che era in grado di far atterrare l'aereo alla cieca e oscurò tutti i finestrini prima dell'atterraggio. Ecco, se andate sul gruppo Facebook vi postiamo il risultato di questo atterraggio, fra pochissimo. Non ve lo voglio dire, non ve lo svelo subito. Date un occhio al gruppo Facebook del Dancing Daytime per vedere com'è andata a finire.